nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato, perché libertà, pace e giustizia sociale sono temi da difendere e promuovere giorno per giorno. Con questa consapevolezza, mentre rendiamo grazie per il recupero di questi valori inestimabili, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'uomo e di ogni uomo, e invochiamo il Cristo Salvatore perché ci doni una coscienza vigile nell'adempimento del nostro dovere di cittadini e di cristiani. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aperto trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il libro, lo consegnò al servente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Ora preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione, costruiscano per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Cristo, nostro Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Rivolgo il mio saluto ai rappresentanti delle associazioni dei combattenti e dei reduci, all'Associazione dell'Arma dei Carabinieri, alle autorità militari civili e religiose. Ringrazio l'Arcivescovo Monsignor Giuseppe Satriano per la celebrazione della Santa Messa, ringrazio la Proloco e a quanti hanno voluto e organizzato insieme all'amministrazione comunale questo evento. Un ringraziamento particolare va ai dirigenti scolastici, come così agli insegnanti. Ho notato un silenzio religioso in chiesa e questo logicamente è un plauso che va agli insegnanti e anche ai ragazzi che sono stati, i bambini che sono stati buoni. Saluto infine tutti i cittadini ed in particolare voi ragazzi che rappresentate le scuole di Rossano e del territorio. La vostra presenza ci consente di commemorare una giornata importante.
affinché la nostra presenza qui non sia vana, è giusto dare un significato al gesto che stiamo compiendo. Vorrei fare anche io una domanda, così come ha fatto Sua Eccellenza Satriani. Che senso ha deporre una corona d'alloro al monumento dei caduti? Perché lo abbiamo fatto? Guardate, lo abbiamo fatto perché nell'occasione del 4 novembre, data che ricorda la battaglia di Vittorio Veneto, che portò all'unificazione dell'Italia, crediamo sia doveroso e opportuno rendere omaggio e ricordare tutti coloro i quali hanno sacrificato la propria vita per la patria e per la pace. Ma questa occasione non è soltanto il giorno della memoria e ringraziamento, deve essere anche quello della riflessione. Bisogna fare in modo che il passato e la storia ci siano da insegnamento per il presente e per il futuro. Credo che il silenzio, meglio di tante parole, riesca a manifestare più degnamente e intensamente la commemorazione che stiamo celebrando. Ma voglio esprimere una personale breve considerazione per commentare questo momento. Non dobbiamo lasciare che l'esaltazione di un cieco partigianismo ideologico possa giustificare ogni azione di guerra. Il terrorismo oggi rappresenta la minaccia più grave per la pace e la libertà dei popoli. In questa particolare circostanza non posso che associarmi all'esortazione ai nostri giovani, condivisa con tutte le istituzioni, affinché non si facciano ammaliare dagli estremismi e continuo a credere e difendere fermamente i principi della democrazia. La guerra è la cosa più brutta, lo ha detto poc'anzi il nostro arcivescovo. A noi tutti che non abbiamo fatto la guerra, siamo fortunati per non aver dovuto assistere a quello scenario apocalittico di morte e distruzione. A noi che siamo figli di un paese in cui gli ideali di pace e solidarietà sono sanciti dalla Carta Costituzionale. A noi spetta l'onore e l'onere di tutelare questo lungo periodo di pace. Le nostre forze armate sono impegnate quotidianamente su diversi fronti in varie parti del mondo, proprio per tutelare la pace. Tanti ragazzi, come lo erano quelli che stiamo commemorando, sono impegnati e rischiano la vita su fronti di guerra per cercare di ristabilire condizioni di sana convivenza civile. In questo giorno, dunque, non possiamo non rivolgere il nostro pensiero e il nostro ringraziamento ai due Marò, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone. Che stanno pagando a caro prezzo il loro servizio a sostegno della pace. Un esempio che ci obbliga ad impegnarci di più per fare in modo che l'esperienza del passato serva ad insegnarci i valori della vita, della tolleranza e della pace. A voi, cari ragazzi, il compito di creare un futuro migliore di come lo avete trovato e di tutelare sempre e a tutti i costi il valore della pace ed il rifiuto della guerra. La pace è uno dei pilastri su cui è voluta edificare la nostra nazione, che si persegue anche e soprattutto attraverso il rispetto ossequioso delle leggi e delle regole di convivenza. Siate sempre aperti al confronto costruttivo e al dialogo. Questo è il modo migliore per commemorare degnamente i nostri caduti. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Grazie signor Sindaco per quello che ci ha detto e grazie a tutti voi per essere qui. Noi come Ordine Militare Ospitaliero di Santa Maria di Betlemme, delegazione per Cosenza e Provincia e come Guardia d'Onore del Pantheon, assumemmo l'onere di portare con dignità avanti la celebrazione del 4 novembre, giornata della memoria, interrotta dopo la dipartita dello stimatissimo Avvocato Fontanella. E in questo momento mi corre l'obbligo di ricordare
uno degli ultimi combattenti di Rossano, il capitano Rapani, che è stato sempre presente nelle manifestazioni da me organizzate per il 4 novembre, ricordando sempre con dignità e affetto i suoi ragazzi. Quest'anno ricorre il centenario dalla Prima Guerra Mondiale. L'Italia ne uscì vittoriosa, dimostrando per la prima volta al mondo intero di essere nazione. Quanti sacrifici, quante sangue versato per la stupidità umana. Eccoci ancora una volta insieme per onorare la memoria dei caduti di tutte le guerre, in difesa della libertà e della democrazia. Noi ricordiamo anche i nostri avversari. Essi combattevano forse per lo stesso ideale. E a questi giovani che immolatesi per la pace noi dobbiamo un doveroso ringraziamento di averci resi la libertà. Questo monumento è la fotografia in breve di quello che fu in quel periodo. Voi vedete un fante pugnalare un'aquila. In quel momento ci liberavano dalla oppressione austriaca. Da questo sacro sito e da questo monumento che la città di Rossano ha voluto dedicare a tutti i caduti e dispersi in guerra e che tutti dobbiamo impegnarci a rispettare, rendiamo onore a loro che con il loro sacrificio hanno saputo dare dignità e identità al popolo italiano. Si sono battuti e sacrificati per un mondo migliore, un mondo senza violenza. Il messaggio che inviamo alle nuove generazioni è quello di apprezzare la libertà, la democrazia, la pace. Amare la propria terra, la famiglia, il valore della vita, conoscere e rispettare il passato, la memoria, non per semplice ostentazione, ma per preparare un futuro migliore. E qui dobbiamo ricordare quotidianamente tutti coloro che vigilano sulla nostra sicurezza e sulla nostra libertà. Il messaggio al mondo è di chi ama la pace e mai più guerra. Una volta era in uso un termine che aveva un profondo significato, patriota. Per tanti decenni ha rappresentato l'identificazione di un bene preciso, di un ben preciso tipo di persona, con caratteristiche e peculiarità ben definite. Incarnava l'individuo, uomo o donna, profondamente legato alla propria patria. Altro termine purtroppo oggi caduto nel dimenticatoio, anzi in disgrazia, addirittura quasi ostacizzato dalla cultura prevalente, nel cui ideale si conosceva e poi era anche disposto a sacrificarsi. Scusatemi, ma io solo per questa giornata. Ecco, io mi riconosco ancora oggi in quel termine e mi considero un patriota. Devo tuttavia via con avvalimento e dolore che con sempre maggiore fatica trovo altri patrioti. E non solo tra i giovani che almeno hanno la giustificazione che il sentimento di patria e di nazione non viene più trasmesso dalle famiglie o insegnato dalle scuole e che anche volendo trovano altresì difficoltosa e oggettiva l'identificazione della stessa. Un grazie a tutti presenti, alle forze armate e dell'ordine presente, grazie a tutti i rappresentanti dell'istituzione, ai dirigenti scolastici, ma il grazie più importante, come già vi ha detto il sindaco, va a voi giovani. Qui venite a salutare gli eroi e i martiri di tutte le guerre. Rispetta l'altare della patria, ama il tricolore, bandiera ricca di oneri, di onore, gloria e sacrifici. Nei suoi colori sono insiti i valori della vita del nostro popolo. Il senso dell'onestà, del rispetto, dell'amore verso la propria famiglia e i propri simili. Il futuro, ragazzi, siete voi. A voi giovani l'onere di lottare contro l'immoralità, la corruzione e la prepotenza. In molti hanno dato la vita per il nostro futuro. Fate che questo sacrificio non sia stato vano. A voi il testimone. Fate di tutto per renderlo migliore. La vita è vostra, merita di essere vissuta, sappiatele vivere decorosamente.